giorno di Yes We Care. Iniziamo la manifestazione chiamando sul palco con un grande applauso il presidente dell'associazione Palo Pascia, Cipriano, Alessandro Cipriano. Un grande applauso. Mamma mia, quanti siete! Vi rubo a Don Andrea soltanto 5 minuti. Mi hanno chiesto di raccontarvi il motivo di questo progetto di stasera e che ha coinvolto le altre serate. Vi racconto la storia, così com'è, così capite come è nata l'idea. 3 anni fa, un po' più di 3 anni fa, 3 folli capi scout ci hanno cercato con l'associazione Palo Pascia di Don Armando, che tra poco dovrebbe arrivare, Don Andrea lo conosce molto bene, e ci hanno cercato per proporci di portare un gruppo di ragazzi appena adolescenti in Uganda. Noi lavoriamo in questi posti da molto tempo e la notizia ci ha un po' stimolato all'inizio, dicendo potrebbe essere una bella sfida portare un gruppo di ventenni in un posto lontano, diverso come l'Africa. Da lì è nata questa grande sfida, che è partita appunto più di 3 anni fa con questi 3 folli capi scout, folli con tanto affetto, ed è nato un percorso particolare che nel 2009 ha portato 13 ragazzi dai 17 ai 20 anni in Uganda, molti di loro li vedete girottolare qui intorno, a vivere un'esperienza fuori dal normale. L'Uganda ancora oggi è un paese con delle sacche di povertà drammatiche, circa un quarto dei bambini sono malnutriti, un terzo della popolazione vive con meno di $1 al giorno nella ricca Uganda, che continua a dare a noi risorse naturali importanti. Questi ragazzi, con la follia e la pazzia dei 20 anni, sono venuti in Uganda e hanno visto negli occhi questa fame. E da lì è nato un progetto che è nato principalmente proprio dalla differenza fra i numeri della fame e gli occhi delle persone che hanno visto, e hanno incontrato un uomo che si chiama Cesar, un sacerdote indiano che, folle come loro, ha l'idea di educare i giovani ugandesi attraverso lo scoutismo. Scout italiani e scout ugandesi, e avete visto il simbolo che hanno scelto per questo progetto, è un fazzolettone fatto da 2 parti, una parte italiana e una parte ugandese, che si mettono insieme. È un progetto diverso dal solito, è un progetto che in gergo nostro si dice non tangibile, non è una casa, non è mura, non è un mattone, ma è un progetto lento che però inesorabilmente cerca di cambiare la cultura del posto. Attraverso lo scoutismo si possono passare valori, si possono dare istruzioni, si può creare un sistema di liberazione di questi ragazzi, che sono tanti e loro l'hanno incontrati, dalla realtà in cui vivono. Da lì nasce questo progetto, che è la costruzione di un campo scout all'interno di una zona molto bella vicino a Kampala. Questi matti, questi 13 matti, insieme al gruppo che poi ha colorato l'esperienza, hanno pian piano, mattone dopo mattone, costruito parte del progetto. Abbiamo ancora tanto da fare insieme a loro. Noi a novembre torneremo in Uganda, molti di loro sognano di tornare, perché fra parentesi si sono tutti autofinanziati nel pagamento del viaggio, come è nello stile della nostra associazione, e quindi pian piano portiamo avanti questo progetto. E stasera la vostra presenza, la presenza di venerdì, ho saputo molto numerosa, ci dà veramente la voglia di continuare, e ringrazio veramente tutti quelli che siete qui e vi saluto dicendo Yes We Care. Togliamo con un grande applauso Don Andrea Gallo. Allora, com'è? Ma non sono mica un vescovo io! Oh! Ma com'è? Grazie! Yes We Care è questa manifestazione che abbiamo organizzato per questi 3 giorni. Il titolo vuol dire: a noi ci interessa, ci sta a cuore. È appunto, è una rielaborazione del motto di Don Milani e Care, che appunto aveva lo stesso significato. Il nostro stare a cuore comunque è appunto un cercare di guardare il mondo intorno a noi con interesse, e cercare anche di cambiare il mondo intorno a noi, cercare di migliorarlo. Tant'è che lo stesso Baden Powell, il fondatore degli Scout, ha tramandato come motto quello di lasciare il mondo migliore da come l'abbiamo trovato. E noi, il clan, cioè comunque tutto lo scoutismo, cerca di portare avanti questo principio. Il clan particolarmente ha come principio base della sua attività il servizio, appunto cercare di rendersi utili al mondo, cercare di rendersi utili per gli altri, cercare di rendere felici gli altri.
l'esperienza di servizio, come avete capito, che comunque ci ha più coinvolto e più stimolato, è stata quella in Uganda di 2 anni fa, nel 2009, e che appunto è stata un ulteriore stimolo per quello che è ancora le nostre iniziative, i nostri progetti e comunque tutte le nostre attività. Pensiamo inoltre che sia importante, oltre alla realizzazione di questo progetto, partire per il cambiamento da quello che facciamo noi ogni giorno, quindi dalle nostre azioni quotidiane e da come ci comportiamo. E è per questo che i nostri due ospiti della manifestazione rappresentano per noi dei testimoni. E infatti venerdì sera è stato con noi Antonio Ingroia e questa sera abbiamo il piacere di avere con noi Don Andrea Gallo, una persona che ha fatto molto parlare di sé, ma che insomma da scoprire. Quindi gli lascio la parola. Pronto? Pronto. Vai, allora grazie, c'è un po' di confusione. Allora, come si dice lì, io parlo appena appena l'italiano, un po' bene il genovese, l'inglese, niente, no. Però l'ho imparato, ma è yes? Yes, we care, proprio tutto. Io vi ringrazio, guarda quanta gente, non so, certamente restare. Tanto fatemi gli auguri, perché il 18 luglio io compio 83 anni. Allora gli auguri, oh! Questi vecchi. Allora, per agganciarmi subito a questo straordinario progetto di questi ragazzi, perché tutta la mia vita è fatta di incontri, tutte le volte mi si chiede: ma a che università sei stato laureato? La strada. Io da piccolino sempre in mezzo alla strada, poi senti, io ho imparato più dagli incontri. Poi ho dovuto fare degli studi, anzi a volte una notte di incubi. Sono compagno di università del Cardinal Bertone. Ma com'è, dico, gli ho detto l'ultima volta, ma come mai che tu, guarda che io ho dato gli esami meglio di te, 4 anni, non ti dico dai salesiani, come mai tu sei cardinale, io sono mago sacrestano? Allora c'è qualcosa che non funziona questa chiesa. Ad ogni modo l'incontro che è fondamentale per agganciarmi a questo progetto straordinario dei giovani, innanzitutto vedendo questa folla stasera, questa folla ma incredibile, a un certo momento mi è venuto in mente di recitare una poesia brevissima, fu trovata tanti anni fa in tasca a un ragazzo, era l'ultimo hippie di Genova, Claudio Parodi, era un mio amico, il quale una sera, oltretutto non era manco tossico, quello che gli offriva la prendeva, insomma dai ridai, muore nella stazione ferroviaria di Principe di overdose, perché è andato tardi, è caduto, altre volte cadeva in piazza, alla mattina, e la polizia, non aveva nessuno al mondo, e la polizia ritrova il mio indirizzo, tra l'altro la comunità è a 5 minuti dalla stazione, 10, è una poesia, e allora ecco come lo sono ricordato. Ecco, vedi i miei incontri, tutti ricordo questi incontri con i più piccoli, con le puttane, con le trans, con i gay, con i migranti, con i delinquenti, con i farabutti, con i cardinali, con i ministri, con i deputati, eccetera. Però ve la voglio dire in questo senso, il titolo era, brevissimo, mi hanno detto, me la ricordo a memoria, quindi ancora più breve. Mi hanno detto che da una pianta secca può nascere un fiore, e io ci credo. Mi hanno detto che la mia mamma, che non ho mai conosciuto, mi voleva bene, e io ci credo. Mi hanno detto che da una finestra socchiusa può entrare un raggio, filtrare un raggio di sole, e io ci credo. Poi si ergeva, diceva, mi hanno detto, quello che grida voi, e me l'avete suggerito voi, vi hanno detto che il mondo sta morendo per mancanza d'amore, e gridava, io non ci credo, e stasera a Ponte Nera dico, mi hanno detto i profeti di sventura, come diceva Papa Giovanni, che il mondo sta morendo per mancanza d'amore, dopo aver visto tutta sta gente a Ponte Nera, io non ci credo.
se sono qui questa sera lo dovete tutto al mio amico che è del gruppo, mi sembra, Tommaso Gianni, e che mi ha sequestrato. Io ero una festa di una nostra comunità, la prima, che è in via di ristrutturazione, ed ero lì tranquillo, di si va, e insomma ha preso due giannizze, mi hanno infilato in macchina, mi sono addormentato, sono svegliato a Carrara, si vede che mi ha dato anche un colpo in testa, che io sono piuttosto da night club, quindi a quest'ora io mi sveglio, ha capito, e quindi, e allora capite che a volte però sto male. A volte succede, sai, il mio staff, io sono un personaggio, e allora sono lo staff, una prostituta, un transessuale, un drogato di merda, tutto. Allora, ma sei vecchio, dove vai Giro, dove vai? E a volte hanno ragione perché c'è dei dolori, per esempio io venendo qua quando sono sceso dalla macchina, e a volte succede che telefono, no, agli organizzatori, guarda che Don Gallo sta male, oh poverino, oh, facciamo una novena che non muore. E insomma che a volte, e stasera avete rischiato che il Don Gallo vi facesse uno scherzo da prete, non arrivava, guarda cosa avevi perso, qui mi hanno messo, io non sono abituato in queste cose, a vedere che casco, se casco mi tira, non vedo niente qui, sono abituato a camminare, adesso io camminerei in mezzo alla gente, guarda cosa avrei perso, ma vi rendete conto? E allora, per agganciarmi a quello che dicevano i ragazzi, io ero alla periferia del Niger con un grande fotografo di Piombino, Pino Bertelli. Siamo lì, così, ti arriva una ragazza nera, scalza, piccola, non tanto piccola, ma si vede giovane, con un sacco peso, e gocciolava. Lo dico, Pino, magari quella dove va con sto peso. Tant'è vero, si arriva vicino, lui fa, bonsoir, monsieur, madame, come gli ha detto. Sai, io parlo francese, inglese, tutto insieme. Bonsoir. Dice, ma allora, dice, ma perché va in giro con quel peso? Mi sembra di vederlo, sai, sto sacco. E lei fa, il mio papà non è un peso, è mio fratello, che l'ho raccolto morto in uno scontro tribale. Hai capito che lezione? Altro che, ti fanno le tavole rotonde, non finisce più, semplice me, è mio fratello. Capite, ragazzi? E allora il primo, un prete, oh, mi hanno detto che arriva un prete, meno male, speriamo che Don Armando che arrivi, perché tutte le volte vado in un posto non c'è mai un prete, oh, che almeno si possa dire che c'è un prete, e allora poi così c'è un prete e mezzo. Allora capite che voglio, il prete deve dare delle giaculatorie, via vi darò delle giaculatorie, così poi ve le ricordate, e le mie giaculatorie sono un po' di tutti, dove le sei? Qual è l'ultima vera giaculatoria? Del mio amico Vittorio Arrigoni, massacrato a Gaza, ha lasciato questa giaculatoria, restiamo umani, volete restare umani o diventare disumani? Questo vorrei chiedervi, come mai, vecchio ed è vero, ancora dove mi invitano cerco di andare da tutte le parti perché c'è una serie di inviti e mi sento così inadeguato, però qual è il fine principale, quello che mi smuove ancora, nonostante a volte i dolori, nonostante, qual è il fine? Che io soldi, no, non vado in giro per i soldi, vado, dico, votate per il mio partito, per carità, a un certo momento forse toccheremo anche i partiti, a un certo, questa mi è venuta, perché guardate che le scalette, io ho i fogli, però non ci capisco nulla. Visto che siete così cari, a voi lo voglio dire, stai zitto te, sono un consigliere segreto di Papa Razzi, ogni tanto mi chiama, un mese fa mi ha chiamato, tutto segreto, arriva gli svizzeri, allora di notte davanti Ratzinger, il pastore tedesco, no? Ma una volta la curia mi ha chiamato, appena è stato eletto, ero in un'assemblea, sono dei cattolici qui, era una settimana, siete contenti? Abbiamo il pastore tedesco, giorno dopo, pronto, curia, cosa c'è? Cosa hai detto a Villa Serra? Come cosa ho detto? Sul Papa, dico, il Papa è un pastore, no? Sta a vedere smemorato come sono,
porca miseria, non è tedesco, è olandese. No, no, hai capito. Oh, non gli andava giù, ho messo giù il telefono, poi. Non c'è. Avete capito? Qual è allora il vero seno? Il vero significato? Il vero. Ah, prima vi racconto quella di Razzi, che è troppo urgente. Mi dice, sai, noi da sempre, per il bene della Chiesa, lo sai, abbiamo sempre sostenuto il premier Berlusconi e l'8 per 1000, sai, e le scuole cattoliche e la bioetica e le lotte morali all'aborto, al divorzio e guai con la morale. Però dice, di questi ultimi tempi, Gallo, siamo un po' dubbiosi se sostenerlo. E allora ho chiamato te, come a volte faccio, perché tu vai in mezzo alla gente, sei di qui, ascolti, sei. Allora, secondo te, con quel linguaggio ecclesiastico, lì si alzò in piedi, mi guarda e mi dice, secondo te, ma Berlusconi è un uomo di fede? Santo Padre, guardi che è fede che è l'uomo di Berlusconi. Per capire che cosa dire essere. Cosa vuol dire essere servi e cosa vuol dire essere cittadine, cittadine, alta giaculatoria, tirate sulla testa, questa ve la dico, l'avevo imparata già durante il 68, lo toccheremo, vedo tanti giovani. Allora, qual è il fine principale? O ragazzi, o ragazzo, o donna, uomini, bambini, questo vecchio, nato nel 1928, viene qui per mettersi in discussione, la volete capire? Io domani sono sicuro, dopo aver visto questa accoglienza, dopo aver visto che sia di differenti, anche qualcuno si alzi, mi corregga immediatamente, fraternamente, parliamo, l'incontro con Norberto Bobbio anni fa, oh Gallo, non dire più, fa quella distinzione tra credenti e non credenti. E allora come devo dire, maestro? Tra pensanti e non pensanti. Avete ricevuto il dono dell'intelligenza, non so, dal Padre Eterno. Allora, io sono sicuro che domani, dopo questa visione qua, qualunque cosa succeda, mi è bastata questa presenza qua. Allora, io voglio essere più uomo, laico, perché siamo uomini. Voglio essere più cristiano, cattolico, cristiano. Quanti sono quei miei amici ricchi, quante volte, ancora 2 o 3 mesi fa, e via via da quella chiesa lì, io ho 52 anni che sono prete cattolico, e via via, sei troppo stretto te, parli eccetera, che sei quasi un profeta, oh, profeta, vieni via, sei stretto, ti do una bella villetta sul mare lì vicino a Varazze, ci vai con i ragazzi, dirigi le tue comunità, te ne stai tranquillo, in pace. Oh, come dite voi? Io ho detto, oh mischero! Ma sei ancora un manager, ma cosa fa? Oh! Ma io nella mia chiesa cattolica sono a casa mia e devo andare via da casa mia, oh! Casomai sarà qualcuno che deve andare via. Non lo so, o mi mandino via! Sono cattivo! Capito? Quindi più uomo. Ve l'ho detto prima con Arrigoni, più cristiano, più prete, l'anziano, che annuncia il Vangelo e non che chiacchiera, ma il Vangelo lì com'è lo tocchiamo stasera, l'anziano in chiesa, non tanti discorsi, il Vangelo non si scappa di lì, poi insieme diremo, seguire Gesù è dura, ma almeno non raccontiamo interpretazioni particolari. Sembra che parli tutte le volte che parlo un vescovo, io lo dico al cardinale, no, poi vi spiego perché ho un grande maestro di teologia, ricordatemelo poi, che quindi capite. E allora più prete, più coordinatore di comunità da tanti anni, oltre 40 anni, più anticapitalista, questo mostro che ci divide, questo mostro da anni e anni. Noi abbiamo i bambini che a volte vanno al computer, l'estate scorsa, ancora l'anno scorso, viene un bambino che trafficano già con quel computer lì,
grande mezzo, tutto. Nonno, nonno, mi chiama nonno, guarda qua, c'è una statistica della FAO. Cos'è la FAO? Nonno, ma sei ignorante, esatto, sono ignorante. La fame del mondo, allora dimmi, cosa c'è? Quella qua, in questa terra, questo pianeta, ogni 5 secondi, nonno, muore un bambino, una bambina, muore un uomo, muore una donna, di fame o di malattia. No, c'è qualcosa che non va. Vi rendete conto? Ci vorrebbe qui uno dei miei grandi maestri, piccolo, grande, gigante, padre Zanottelli. Da quando è tornato dall'Africa continua ad andare in giro e dire: oh, in questo pianeta il 20% si pappa, dice questa frase qui per farsi capire da tutti, il 20% si pappa l'80% delle risorse. Ma com'è? Ma cos'è qui? Ma com'è? Pensate quando quando Yahweh disse ad Abramo: ti do io la terra promessa, la tua nazione, il popolo eletto, sarà grande come le stelle del firmamento, come la spiaggia sulle rive del mare. E Abramo tutto contento, nel testo mi sembra, sul testo Esodo 9. Poi gli fa: Abramo, ascolta, ti padre, c'è un piccolo dettaglio, pensi, piccolo dettaglio, la terra non è tua, è mia, e allora è di tutti, e soprattutto rispetta la terra, ama la terra. Avete capito? Allora, uomo, cristiano, prete, coordinatore e custode della comunità, anticapitalista, voi date una risposta stasera. Vi ho detto le cifre prima, però l'obiettivo del capitalismo, come lo chiamano, neoliberismo, qual è? Qual è? Primo, distruggere le istanze collettive. Cosa vuol dire? Non stare insieme. Stasera nessuno è a cagare là davanti alla televisione, a cagarsi lì. Siete qua, le istanze collettive, lo stare insieme, lo stare insieme. Secondo obiettivo, stai fermo te, ti voglio bene, che io non so cosa dire, capisci, qui perdo il filo se ti vuoi, è un disastro. Vorrei giocare con te, invece guarda qui. Allora, vedi, ho perso il segno, dove sono rimasto? Secondo, istanze collettive. Secondo obiettivo. L'essere in sé. Cosa vuol dire? La coscienza critica. Pensare. Dice: il mondo è preoccupato perché i credenti sono sempre meno. Atei, 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 agnostici, mollano tutto. Il mondo non si preoccupa per la sua crescita e per il suo sviluppo se ci sono i credenti, se ci sono i pensanti, e non quei credenti che poi sono mercatolati, sono incoerenti, sono traditori del messaggio. Pensate solo a Gesù. Quindi guardate, è proprio fondamentale. E allora guardate, il primo punto che vorrei dirvi fondamentale è questo. Un'altra giaculatoria, e chi me l'ha data questo, quel sant'uomo che è Don Luigi Di Liegro, morto da qualche anno fa, direttore della Caritas di Roma. I nostri cari superiori l'hanno trattato che non vi dico, ma lasciamo perdere, non tocchiamo i punti. Ad ogni modo, una volta da lui mi dice: è tanto bello il proverbio, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Bello, no? Tu quando vai in giro, adesso vorrei scendere, che non riesco, poi mi rompo la schiena, vorrei venire da voi, guardarvi negli occhi a uno a uno, e darvi questo nuovo invece proverbio, giaculatoria, e guardalo, dillo, gridalo, dimmi chi escludi, e ti dirò chi sei. È l'incontro che conta, è l'incontro. Fermati, non camminare, c'è un'altra persona davanti a te. Sta attento, è chiaro che la paura è un sentimento che non si può rimuovere, però c'è chi lo enfatizza, c'è chi lo ha, pensa alla Chiesa da secoli, sono paure dell'inferno, non devono mai dire quella parola lì.
Guardate, quando sentite parlare di Dio, quando parlano del nostro Dio, misterioso, ma amore, l'unico amore, 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 amore. E se parlano di un Dio che ha l'aspetto punitivo o addirittura l'aspetto vendicativo, non credeteci, non esiste. È per salvare il loro potere, le loro piramidi, le loro casacche da carnevale, vestiti come che vanno ancora io, tutte cose belle, folklore, non ha niente a che fare con Gesù. Non c'è niente, ma manco con chi, tutti quelli che da secoli lottano per la libertà, per la pace. Allora creiamo dal basso queste reti. È vero, l'incontro a un certo momento è una sfida. Oh, a cominciare dalle mura domestiche. Ecco, dicevano, rompere ogni pregiudizio. Vedo là una bella signora nera. Dov'è? Alzati. Mi sembra, alzati. Alzati, dove sei? Dell'Africa? Africa. Eritrea. Bene, è per Eritrea. Oh, guardatela bene. La mia amica Montalcini e tanti altri scienziati hanno scoperto che milioni e milioni di anni fa, state attenti, la Bibbia parla 6-7 no, milioni, i primi uomini, prime donne, i bambini, le bambine erano in Eritrea. Alzati, fatti vedere, ed erano così neri. Oh, guarda, fermi, guardatevi, attenti, aspetta un attimo, sta attento, è l'unica che è rimasta normale, eccolo, è l'unica, guarda te che faccia che abbiamo noi, guarda quello lì che colori là, quello là. Poi uno si va a abbronzare adesso d'estate, allora va, abbronzate, stai, devo stare attento che poi comincia a parlare male. Allora, per entrare nell'incontro ci sono tre modi: cominciare in casa, poi lo vediamo. Il primo modo com'è? Far la guerra. Lo diceva quei bambini lì prima, fare la guerra, fargli la guerra, così nelle case, guerre personali fino alle guerre grandissime, no, a un certo secondo, erigere i muri. Quando è caduto il muro di Berlino, la libertà, avete visto voi il muro che c'è tra i confini, tra il Messico e gli Stati Uniti d'America? Una cosa che fa paura, militari da tutte le parti. Ma io non so cosa dirà il Padre Eterno là, non lo so. Avete visto il muro di Gaza? Ma vi rendete, quindi erigere muri, dunque guerra, muri, oh, dialogo. Cosa vuol dire dialogo? Cosa vuol dire dialogo? Dare voce all'altro. Io, voi sapete che a un certo momento abbiamo sempre dei grandi debiti, poi con questi tagli. Ho visto che si è sposata la Scarafagna, come si chiama? No, non lo dico a caso, perché siete, attenti che siamo tutti responsabili. Noi abbiamo da 13 anni una comunità di ragazze uscite deliberatamente dal racket. Mi sembra che 9-10 anni fa forse la Turco aveva messo sul territorio nazionale 14 postazioni telefoniche, numero verde, con le unità di strada andiamo a aiutare eccetera, qui là diamo il numero verde. Se una di quelle ragazze o ragazzi prostituti, nessuno parla mai dei ragazzi poverini che devono prostituirsi con questi racket, a un certo momento bastava che si attaccassero al telefono e scattava la protezione. Dal 1 agosto dell'anno scorso il ministro delle pari opportunità, naturalmente d'accordo col governo, no, mi viene in mente sto matrimonio, ti immagini, a un certo momento, no, minimo di decenni, l'avete visto voi donne la lettera di Veronica qualche anno fa? Andate a leggere che lettera fantastica, questa dignità femminile che si ha, ad ogni modo questo matrimonio, il ministro, testimonio Berlusconi, ma direi, ma un minimo, non c'è più dignità. Io non riesco più a dare le lacrime, un minimo di dignità, adesso tocchiamo quello delle donne, tocchiamo, non c'è. Lei ha fatto un decreto il 1 agosto dell'anno scorso, ha tolto 14 postazioni telefoniche, sempre d'agosto,
due anni prima il pacchetto di sicurezza che diceva la nostra Marina. Per quanto tempo non ho salutato gli ufficiali di Marina? Dico, vieni qui, non ti saluto. Com'è possibile? La tradizione antica marinara quando c'è un naufrago. Io ero marinaio a 15 anni, in mezzo alla guerra. Quando incontravo il naufrago, il comandante lo diceva, oh, siete francesi, inglesi, americani, nemici, andate in mare. No! Il naufrago veniva subito la ciambella. E noi avevamo l'ordine, questa marina, di impacchettare i naufraghi e di darli al colonnello Gheddafi. Guardate che solo qualche mese fa. Ma Cristo, ma perché non ci siamo indignati? Vedete come va avanti poi, come si procede. E quindi a questo punto, mi dispiace, meno male che io non ero alla conferenza stampa, ero invitato, non sono andato. Quando i giornalisti dicono, ma ministro mi sembra un po' troppo, tutti i 14, lei ha detto, ti pigliano per il culo anche, lei ha detto, non sono tagli, razionalizzazione dei costi. Ma vi rendete conto? Ancora un punto sugli altri, su questo senso di sentire questa fraternità, sororità umana. E allora io mi ricordo, c'ho delle, come si dice, dei debiti sempre da pagare bollette. Io ho fatto 20 anni di insegnante ai Salesiani, un mio ex allievo era diventato broker, ricchissimo, aveva sposato una donna ricca. Dille un po' al tuo socio che mi inviti, non villa. Mi aiuta un po', un giorno gli dai, ti aiuto, vieni a dire la messa, nella villa, poi ti vuole a cena e poi ti dà un contributo, io subito, io farei anche marchette, capisci, bollette da pagare, di qui di là, con questi tagli da tutte le parti, e come il Manzoni dice, quando i colpi vanno all'ingiù, sono sempre i cenci che vanno all'aria, ed è così, chi è che paga la crisi? L'estate scorsa, 6 parlamentari, Gallo, siamo 6 parlamentari bipartisan, cosa vuol dire che sono tutti della bipartisan? Allora veniamo con te, facciamo il punto sulla crisi che avanza, venite da me, lascia perdere. Vabbè, vi posso accogliere nei prossimi giorni in Parlamento bipartisan, chiedete di dimezzare lo stipendio, fin dei conti mi sembra che va sulle 7-8 mila euro al mese. Quanta mia gente non vive, deve vivere con 300, 400, 500 e viene a parlare di crisi. Io ho citato i parlamentari, penserei ai vescovi, quanti soldi hai a disposizione? Prima c'hai tutto, non c'è niente, Gesù è povero, quanti hai? Dai, sgancia, guarda, vendi quell'oro, diamo loro. Si deve far così o no? O Gesù cosa cazzo direbbe? Non lo so. Allora mi muoio. Quella della villa. Arriva la villa. Con 2 tossici che stavano già un po' meglio, prima di entrare telecamera da tutte le parti, finalmente arriviamo, c'è un tavolo con tutte le come si dice, le tovaglie ricamate, entriamo, non c'era ancora nessuno, alberi, bello, dice uno dei tossici, fa Gallo, sul tavolo, non è il tavolo, è l'altare, vabbè l'altare, cosa c'è? C'è il calice, e allora se dobbiamo dire messa c'è il calice, sì, mi dice, ma Gallo, è di oro massiccio, magari uma quell'altro mi dice, Gallo, l'hai visto che crocifisso? E allora per dire la messa ci vuole il crocifisso? Dico, santo c'è, lo sei ignorante? Sì, ma Gallo, io nella mala vita, è di avorio, alla fine, oh ragazzi, allora paramenti, farlo a breve, mi trovo davanti 30 persone, tutte queste signore davanti, tutto ingioiellato, e io lì così, ho capito che proprio sono stupido, ma non del tutto, ho detto, qui se parlo come parlo, normale, questi qui mi cacciano via. Allora, ho scoperto, sono andato 5 anni, che i bambini dei ricchi, secondo me li ossigeno, quindi tutti biondi. Arrivavo l'anno dopo, c'era quel bambino, poi anche bio. Secondo me io sì. Poi io ci andavo vicino, poi fare una carezza, no? Poi gli dicevo, che crema usi, mi venga una pelle. Ad ogni modo zitto, leggo il Vangelo, si legge. Tutti contenti. Guarda che vigliacco.
E vedi che avevo le bollette da pagare, gli stipendi da pagare. Porca miseria, forse era il quinto anno. Non faccio la predica, l'omelia, come. Sto per recitare il Padre Nostro. Allora dico, è un'occasione quest'anno per ringraziare della vostra squisita bontà, l'accoglienza, le signore davanti. Qui sembriamo in paradiso con tutti questi bambini biondi, sembra angioletto. Siete devoti, c'era un quadro della Madonna qui, non fraintendete, un quadro con la Madonna dell'Ulivo. Dell'Ulivo, c'è un quadro, siete devoti della Madonna. Fate la comunione tutti, ma che? Poi mi lasciate i nomi delle ame del purgatorio, ma che belle signore. E poi, comendatore, questi aiuti per noi. A un certo momento mi sono fermato e ho detto, stiamo per recitare il Padre Nostro. Si vede che qualche angelo mi ha dato un calcio del sedere. Stiamo per recitare il Padre Nostro, ma che bello! Padre, papà, anzi un vecchio salesiano toscano mi aveva detto, e io continuo a farlo, dice, quando hai finito il breviario, parla un po' più vicino a Dio, padre, amore, padre, e chiamalo babbo. Non è mica tanto, io ero nel mio ufficio quasi sempre aperto, entrano, vanno questi drogati. A un certo momento dico, finisco il breviario, oh babbo, dico, guarda, ieri mi è andata così, lo so, ho sbagliato, ho gridato. Babbo, dico, mentre non mi sono accorto, zitto zitto è entrato uno, un ragazzo, sai, e mi giro, c'è lui. Ehi, Don Gallo, ma mi imparli da solo? Vai fuori. Hai capito? E allora dico, questo Dio padre, allora sei padre, siamo tutti figli e figlie, in tutto l'universo sei il padre universale, teologia, oh, fratelli e sorelle, ma che bello, ma in tutto il mondo, in tutto l'universo, ma che bello, lì un po' meno la testa, dice che doveva parare. Difatti a un certo momento dico, adesso io vado via di qui in giro per il mondo. Mi volete dire come mai io adesso incontro in giro per il mondo figli, figlie di Dio, fratelli, sorelle di serie B, C, D, K, F, G? Padre nostro, alla fine qualche signora dice, ci ha dato uno scossone. Arriva un giovanotto e dice, Don Gallo, dice, è come San Paolo, sono caduto da cavallo. Alzati. Arriva il commendatore, dai Don Gallo, non esageriamo, andiamo a cena. Arriva che alla fine, non vorrei che succedesse a Pontedera, alla fine, indovinate cosa è successo in quella villa? Non mi ha mai più invitato. Prima di tutto ai giovani, io sono del 28, fino al 45, ragazzi e ragazze, nei miei vocabolari, nei miei libri, nelle antologie, negli insegnanti, a scuola e in chiesa, compreso vescovo, la parola democrazia non esisteva. Come la mettiamo? Io non so, ma avessero detto, guarda che il nazifascismo è un orrore, niente, come adesso quando c'è i crocifissi, no, che tolgono il colore. Io mi hanno chiamato una volta nel vero, Don Gallo, cosa dico, la chiesa dovrebbe togliere a volte togliere, si vergogna Gesù. Durante, mi è venuto di dire, durante tutta la mia scuola fino al nautico, dall'asilo al nautico, c'era il crocifisso in classe alla destra. Sua maestà l'imperatore Vittorio Emanuele III, Sciaboletta, lo chiamavano Sciaboletta perché la sciabola d'ordinanza gli arrivava qua, e allora come faceva ad andare alle grandi manovre, allora c'era la Sciaboletta, e di là Sua Eccellenza Benito Mussolini, sarebbe stato da togliere Gesù o no? Ma capito, ero talmente arrabbiato che un vecchio prete nel Veneto, di quei bei vecchi preti, sai, Gallo, ma Don Gallo, ma t'hai esagerato? Ma tu lo sai che la Chiesa è prudente, che ha lasciato il Cristo lì, perché? Perché? E ha messo Gesù lì, perché era Gesù tra i due ladroni. A
Allora questo senso dell'incontro, questo senso fondamentale. E adesso attenti bene, guarda quanti sono. Quindi ragazzi, ve l'ho detto prima, anzi ve lo lancio subito. Ve lo lancio subito. Ormai c'è un vento nuovo, è vero. Ragazzi, soprattutto i più giovani. Poi tocchiamo le donne. Per i vecchi non c'è bisogno di rottamare. Gliel'ho detto al vostro sindaco di Firenze. Non ti venire in mente dire rottamare. Dica casomai certi soloni di certi partiti di sinistra che si ritirano, giusto, che lasciano il posto ai giovani. Rottamare è una parola brutta. Rottamare è una parola brutta. Vi dicevo prima, ormai hanno seminato tanti di quei virus che anche noi siamo tutti dei berlusconini. Chi è più pericoloso, il Berlusconi o il berlusconismo che è dentro? Ci ha creato un sistema delle aspettanze. Cosa vuol dire? Che noi ci alziamo la mattina ormai. Questo mi è dovuto, questo mi è dovuto, questo mi è dovuto. Me l'immagino, partiamo dalle mura domestiche. Pronto? Il papà che parte, deve andare in ufficio. Dov'è la cravatta? Togliti dai piedi, ragazzino. Oh, questo mi è dovuto. Non sarebbe più bello, cominciamo dalle nostre case. O Luigia, la moglie, oggi posso fare qualcosa per te? Vuoi che quando rientri ti compri qualcosa? La moglie, Giorgio, hai bisogno di qualcosa oggi? Poi invece di mandarvi a calci i ragazzini davanti al bar, via che devo andare al bagno, al bar. Oh Giorgino, com'è? Ho visto che non va mica tanto bene, stasera vengo un po' prima, giochiamo insieme e ne parliamo. Poi entra nell'ascensore o scende a piedi e deve dire uno, cosa posso fare per il mio quartiere? Poi esce dal portone, cosa posso fare? Ah, prima, nel portone, dentro, cosa posso fare per il mio condominio? Poi esce, cosa posso fare per il mio quartiere? Cosa posso fare per la mia città? Cosa posso fare per la mia Italia? Cosa posso fare per il mondo intero? Perché io sono importante. Allora questo messaggio ai giovani, in questo momento dove si alzano dei venti nuovi, attenti, e soprattutto i partiti siano attenti, perché è vero che hanno intercettato i nuovi venti, ma non determinato, se non capiscono questa umiltà. La Costituzione dà ai partiti un ruolo di servizio della politica. Cosa diceva Don Milano? Io l'ho conosciuto. O Don Lorenzo, cos'è la politica? La politica, dice, è uscire tutti insieme dai problemi. Ad una priorità, ripartire dagli ultimi. Avete capito? Come si fa a parti uguali con disuguali? Tema casa. Casa. La casa voleva parlare di quel che non ce l'ha la casa, prima di tutto. Poi si vedrà gli altri. Allora un grande messaggio ai giovani subito, prima che mi dimentichi. Ragazzi, agitatevi, perché abbiamo bisogno di tutto il vostro entusiasmo. Organizzatevi, perché abbiamo bisogno di tutta la vostra forza. Bisogna che questi cortei non si sciolgano al tramonto. L'organizzazione. Terzo, studiate, perché abbiamo bisogno di tutta la vostra intelligenza. E voi battete le mani, lo sapete a chi? Lo sapete a chi battete le mani? Antonio Gramsci, 1919, sulla rivista Ordine Nuovo. Chi l'ha ascoltato? Dopo pochi anni... Squadracce, io sono stato anche a Predappio, 100.000 nostalgici tutti gli anni, c'era il sindaco di Predappio, mi ha messo la fascia, gli ho detto vogliono fare la pacificazione, benissimo, io sono stato 20 giorni fa a Fratta Polesina, c'è un grande cappella, dunque a Predappio c'è Mussolini, rispetto per tutti i defunti, a Fratta c'è l'onorevole Giacomo Matteotti. Allora, cerchiamo i bambini. Del 24 Mussolini è presidente del Consiglio, Matteotti è un parlamentare che difende tutti i contadini del Polese. E allora
Una squadraccia lo massacra e lo uccide. Nasconde il cadavere, ecco l'impietà del fascismo. Un contadino e un cane lo trovano in chiesa. Dopo qualche mese Mussolini dice: sono io responsabile per il bene della patria. Ecco, pacificazione. Allora, Mussolini, Matteotti, 1924. C'è ancora un clima democratico, limitato democratico. Allora, chi è la vittima? Matteotti. Chi è l'omicida? Mussolini. Allora, riconoscete questo bisogno di una storia che cambia, di gente che si incontra. E altro punto adesso. Le donne. Che responsabilità la mia chiesa con questa repressione sessuale. Io l'ho detto una volta a un cardinale, ma stampa a sentire. La sessualità è un dono di Dio o un dono del demonio? Ma cosa dici mai? Ma cosa dico? Ma vi rendete conto di questi tabù? Chi è che fa l'educazione sessuale? In chiesa? Anzi, vai all'inferno. Una volta mi ricordo, viene uno, una parrocchia ricca a Genova, io cerco di sdrammatizzare, che la famiglia fa educazione sessuale, la scuola, come vengono sui nostri ragazzi? Adesso con tutte queste scene, pornografia, con tutti gli esempi buoni che ci sono, e non voglio ricadere su queste proprio qualcosa, la Tangentopoli in Italia è stata una tragedia, oggi siamo in una farsa maleorante, avete visto recentemente, non mi voglio fermare molto, giovani difendete questa democrazia, e allora fin tanto state attenti, perché manca questo sfondamento per riuscire a creare delle città più umane, struttura umana, la scuola umana, l'ospedale umano, perché non c'è la forza unita del maschio e della femmina, e questo è un sorpruso, è contro Dio. Vi rendete conto se Dio pensa Gesù è venuto, oh io sono figlio di Dio, io amo tutti i miei fratelli, oh che belle sorelle, poi si ferma e fa, le donne un po' meno, mi sembra che non l'abbia detto, cos'è questo stato di inferiorità? Che non sono nella chiesa, tant'è vero che quando devo fare la lista, quanti anni è che parlo, quote rosa, come se fosse un beneficio. Guardate che c'è una tradizione, a voi vi raccontano sempre che il Padre Eterno, riflessioni bellissime, servivano al popolo ebraico, a noi, e Dio addormenta Adamo, tira fuori una costola e fa la donna, se Dio creatore onnipotente, infatti cosa ha bisogno di addormentare? C'è una tradizione che Dio dice, che Dio amore ha creato tutte le energie, e l'energia anche della specie, la specie umana, e allora sessuata, maschio, femmina, guardate che è creatore, chi dice che è credente, se dice il contrario, maschio, femmina, gay, lesbico, transgreder, transessuale, guardate che è nel disegno di Dio. Ormai oltretutto la scienza antropologica, psicologica, lo conferma. Come mai questa? Intanto vediamo solo quella che veramente è donna. La donna è in vista solo della procreazione. Non è possibile. Persino Pacelli, negli anni 50, 60, donne, parlava del metodo Gino Gnal, perché voi donne, addirittura il Padre Eterno per i credenti, la donna la parte che per almeno nel suo ciclo mensile è in feconda per 20 giorni, quindi una donna sposata anch'io dovrebbe dire no, sono in feconda, non possiamo far figli, il piacere che ci ha dato Dio, è chiaro che siamo malfatti, però a un certo momento bisogna educarsi, il gusto, capite, io cerco, viene a confessarsi con la parrocchia dove mi aiutano, dalla grata, anche lì con la grata, te l'immagini Gesù, no? Gesù che va dalla Maddalena con la... aspetta Pino la grata, aspetta, allora Maddalena, e allora se un prete salta addosso non faccia il prete, ma manco il medico, ma manco l'avvocato, vedete che il presidente del Fondo Monetario Internazionale addirittura voleva violentare la cameriera dell'albergo, e allora vuol dire che c'è qualcosa, ma noi dobbiamo, quindi venite su il vostro ruolo femminile, un premier che da anni dice guarda che bella donna ministro dell'agricoltura,
guarda che bel culo, ministro della mia mamma, e non vi indignate, non vi alzate, non, che cosa insegniamo alle giovani e ai bambini? Oh, basta, ruolo femminile. Meno male che è di nuovo sorto un movimento femminista, bello lo slogan, se non ora quando? Anche nella chiesa potete entrare tranquillamente con l'aspirapolvere le donne, così il parroco è contento, dice, mi pulisce la chiesa, eccetera. Non contate un cazzo, niente, non contate, non è possibile, ma te le immagini di fronte a Dio, Padre, Gesù, sono tutte interpretazioni sbagliate. Adesso attenti bene, adesso voglio regalare un dono alle donne intelligenti, un messaggio, che la smettiate di aver paura del maschio, di soggiacere, di star sotto. Me l'ha dato una donna grandissima, cinquantenne, ADS, resiste, lotta, ha già una figlia di 20 anni. Gallo, va in giro, dillo alle donne intelligenti che devono tornare nella parità. Per i credenti dovessero essere i primi, ammetto, per i credenti. Allora state attenti, una giovane ragazza va a trovare il babbo, il quale il babbo è pescatore in un bel gran lago, e questo lago è protetto dall'UNESCO, da... E va, quel pomeriggio arriva e il babbo fa la siesta e lo lascia dormire, però vede la barca con l'attrezzatura della pesca, il porticciolo, lei pratica per altre volte e dice, mi vado a leggere un libro. Tu col motore, a un certo momento vede dei platani, sai che cosa, si ferma, butta l'ancora, piglia un libro, si mette a leggere. 3 minuti arriva la guardia forestale con la lancia, brum, brum, brum. Signorina, gli dice, che cosa sta facendo? Poi il maschio, quando ha la divisa, è ancora più scemo di prima. Allora, signorina, dice, signorina, che cosa sta facendo? La signorina lo guarda, dice, sto leggendo un libro, ovviamente, era lì col libro. Lei si trova, comincia a gridare, lei si trova in una zona di pesca vietata, questo è protetto dall'UNESCO, qui là, non ha visto i cartelli, qui là. Mi dispiace, agente, dice la signorina tutta gentile, ma non sto pescando, ma lo vede, sto leggendo. Sì, ma lei ha tutta l'attrezzatura della pesca, guardi lì, ma porca miseria, dice, basta, adesso lui tira fuori una cima, adesso io la traino nel porticciolo, viene nell'ufficio, devo fargli una multa salata, che grida come uno sesso. Ad un certo momento la signorina, sempre gentile, fa, se lo fa, signora agente, dovrò denunciarla per molestia sessuale. Quando i maschi sentono molestia sessuale, se lo fa agente, dovrei denunciarla per molestia sessuale. Sai, il brigadiere della forestale fa, ma se non lo meno toccate, dice la guardia forestale. E la signorina fa, questo è vero, ma lei possiede tutta l'attrezzatura. Per quanto ne so, chissà cosa potrebbe fare qualunque la gente. Le auguro buona giornata, signora. Morale: mai discutere con una donna che legge, è probabile che sappia anche pensare. Ancora per riscoprire le ricchezze che abbiamo, un mio amico, lo so che molti orecchi, però dovete farlo ascoltare, poi gridatemi di tutto. Carissimo Andrea, ho bisogno, sono Paolo, vorrei fare una preghierina a Gesù con te. Il mio desiderio più grande è di incontrare un ragazzo. Sono gay, ho 30 anni, ancora vergine, non ho mai avuto fidanzamento e questo mi rende triste ed emotivato. Ho 3 lauree, una quarta in cantiere, ma non basta rendere una vita entusiasmante. Ho un posto di lavoro statale fisso,
ma non basta rendere una vita entusiasmante. O la salute è buona, ma non basta rendere una vita entusiasmante. Ho tanti amici, amiche, ma non basta rendere una vita entusiasmante. Andrea, vuoi pregare con me il buon Gesù che non mi lasci solo, che non mi lasci single? Anch'io sono fatto di carne. Io continuo a pregare con questo ragazzo, voi fate quello che volete. Allora, vi dicevo dei segni dei miei incontri. Dei miei incontri, prima di tutto vi voglio dare un termine, visto che io no, sono contento dei referendum, tutto quello che si vuole, si muove. Ma dov'è la partecipazione democratica? Dove l'ho imparata io la partecipazione democratica? A Barcellona del 54. Da Chierico Salesiano tornavo dal Brasile, avevo fatto amicizia con un padre cappuccino ed ecco che allora arriviamo a Barcellona alle 6 di mattina con l'Augustus. La nave sarebbe ripartita la sera alle 10, mi fa il padre, dai andiamo. Abbiamo contattato un tassista, così ci ha fatto lo chauffeur, il cicerone. Che lezione, prima lezione per i cristiani. Andiamo al Tibidabo, che è pratico di Barcellona, tra l'altro c'è i salesiani, è il santuario del Sacro Cuore, in alto. Scendendo, era l'una e mezza, ci ferma lì, mettetevi lì, tutti con le mani alzate. A un certo mi fa, tu frate, tu prete, io che ero chierico avevo la talare, dice, in questa strada qui voi cattolici mi avete ucciso 3 fratelli nella guerra civile, dove a un certo momento il generalissimo Franco ha veramente abbattuto un governo legittimamente democratico. Però dice, nelle guerre si spara di qua e di là, però mi volete dire, preso la barba del Franco, ma perché voi cattolici uccidevate noi spagnoli in nome di Cristo Re? Ma vi rendete conto? Pensa che lezione, in nome di Cristo Re. Allora, in modo un altro della partecipazione, io l'ho abbracciato, tutte lezioni. Arriviamo alla trattoria, c'è i tavolini, sai quelle gambe, 4 gambe, si chiacchierava, si legge. Del 54 in Spagna c'era ancora il regime franchista, quindi a un certo momento fa, voi in Italia quante gambe hanno i tavolini? Oh, compagnoschi, dico, 4 come questo, no? Questo, siamo stupidi, sì, siamo arretrati, ridendo. In Spagna 3, la milizia Falange di Franco, l'esercito di Franco e la Chiesa cattolica, ossessionati dal comunismo, vi rendete conto? E aggiunge gridando, e il pueblo, e il popolo, nada de nada. E in Italia dov'è questo popolo? Dov'è questa partecipazione? Il referendum è arrivato al 56%, tutti gli altri 40, tutti gli altri 40%, lasciamo stare un pezzo. Possibile che non sente l'appartenenza, questa storia, cosiddetto. E allora passiamo ai miei incontri, 16 anni neppure, io ero in marina a scappo, l'8 settembre, non vi dico chi, fatevela raccontare se c'è qualche deportazione, rastrellamento, 600.000 militari vanno a finire nei campi di concentramento, tutto, guerre, tedeschi, fascisti ritornano in un modo. Mio fratello era tenente del genio, Pontiere, reduce dalla Russia. Per me era il mio mito, mio fratello maggiore, Mussolini in università l'aveva mandato i corsi ufficiali, mio fratello era il reggimento Alegnaga Verona, però in quel momento erano a Milano per sbaraccare le macerie dei bombardamenti, quindi vicino, la mamma tutto che arrivava, arrivava, che non arrivava, mio fratello alla fine di settembre non è ancora arrivato, alla fine di ottobre non è ancora arrivato, la mamma, il babbo, finalmente mi sembra la sera dei Santi, tum 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 tum, la sera del 9. Mio fratello, dico, capirò qualcosa, pensa io come ero condizionato, tutto, no, la formazione fascista, clerico fascista, la classe Roma, Berlino, Tokyo, la nostra marina doveva conquistare il mondo, quindi vedevo mio fratello lì, oh, allora un boccone eccetera, ecco il mio primo grande incontro, educatori, insegnanti, guarda cosa vuol dire a volte un incontro, io avevo 15 anni e qualche mese, io devo ringraziare mio fratello. Proprio perché a un certo momento gli fa la mamma,
o Dino, si chiamava Dino, che cosa decidi? E mamma dice, babbo, ho già deciso, sono entrato nella Resistenza, non sapevo che cosa voleva dire, io ho condizionato e ho cominciato ad attingere i valori, ho cominciato ad attingere i valori della libertà, i valori della democrazia, i valori della partecipazione e i valori via via. A 17 anni ho visto la liberazione, a proposito di donne, le prime elezioni per il referendum della monarchia. Chi c'era in prima fila la mattina alle 6? File ai seggi, le donne, perché dal 61 dal Reno Sabaudo, poi i 20 anni di fascismo, le donne non avevano, durante il fascismo manco gli uomini, non hanno mai avuto il diritto al voto. Voi avete il voto nel 46 e le donne erano le prime, finalmente c'era questo grande grido. Vi rendete conto? Poi dopo io cresco, un altro grande segno, lo voglio ricordare perché è proprio di Pisa. Io ho 18 anni e allora alla parrocchia mia in periferia a Genova, con queste squadrette, chi incontriamo? Le squadrette del Don Bosco di Genova, e incontro un salesiano. E io che vedo un nuovo rapporto di educatore, di educatori, ma guarda che bello, era Don Piero Doveris di Pisa, poi è sempre stato il mio maestro, sempre, poi andò anche direttore al Cairo, io andai a trovarlo, pensate che al Cairo anni fa i salesiani avevano il ginnasio, il liceo, la maggioranza degli studenti al Cairo in Egitto erano tutti musulmani. Vi rendete, quindi c'era ancora, adesso guarda che la xenofobia, l'omofobia, il razzismo, addirittura questo nord, padania, addirittura contro i napoletani, di nuovo contro i meridionali. Ma dove stiamo andando? Morite nella vostra spazzatura, fuori dalle valvole la grida. Ma questa dov'è la roba? Un'Italia una e unita. Vi rendete conto? Quindi incontro Don Bosco, prendimi dal libro di Don Bosco, porca miseria, Don Bosco raccoglie i ragazzi di Torino più abbandonati, allora, e poi con Don Bosco la faccio breve, cosa succede? Gesù, io glielo dico ai miei cardinali quando mi chiama, oh Eminenza, guarda che io a 20 anni sono entrato in Salesiana, a 20 anni a Loisiano, oh, e dico, quando ho incontrato Gesù mi ha dato il biglietto da visita, come si fa, no? No, e guardi che biglietto da visita ce l'ho nel portafoglio. Guardi, me l'ha data Gesù. Cos'è? E il cardinale sa, metti il capo. Poi rimane un po' lì, con la croce. No? Sono venuto per servire e non per essere servito. Mi dà il foglietto. Mi ricordo, Andy, io ho già avuto 5 cardinali. Ah, prima il noviziato. Finiamo del 49. 20 e più novizi, dove andiamo? A Torino, Maria Usiatrice, cameretta di Don Bosco, Don Bosco, nel corridoio c'è un vecchio salesiano, mi sfugge il nome, lui era in quinta ginnasio quando è morto Don Bosco, dell'88, tutti attorno, com'era Don Bosco, quel giovane, com'era, e io lì ricevo la mia missione, ero appena uscito dal noviziato, 49, e allora alla fine, sa come si faceva allora, i novizi vanno a salutare, baciano la mano, io l'ultimo che ero il più alto, e vado lì e mi dice un bel prete alto con la mante lì, come ti chiami? Io dopo un anno di preghiere, meditazione, tutto sottovoce, e dico quasi tremabondo, emozionato, e dice padre Chierico Gallo, sono sordo, cosa hai detto? Allora mi sono fatto coraggio e lì ricevo la mia missione, a un certo momento mi fa, gli dico, era lì? Chierico Gallo, lui fa un passo indietro e poi mi mette una mano sulla testa, era alto, caro Chierico Gallo, non sarai mai papa, perché dire papagallo sarebbe così. Allora, cosa devo fare del 46? Guardate, durante il G8, quante cose avrei da dire. Attenti, durante il G8, il mercoledì, siamo al 10° anno quest'anno. Bene,
i ragazzi dico vanno un po' a riposare. A un certo momento, dopo 10 minuti, il pomeriggio, mercoledì, mi vengono a chiamare. Gallo, devi venire, vi ho detto di non chiamare per nessuno. Vieni in Gallo, c'è il regista Mario Monicelli. Ora, siccome mi hai drogato, mi fanno gli scherzi. 15-20 anni prima mi ha detto c'è un bel signore nero, vieni, c'è il treno qui vicino. E io, vuoi lascia perdere, dire che venga un'altra volta, mi scriva. Guarda Andrea, mi fa, è Nelson Mandela. Sono andato giù in mutande. Non c'era, c'era un bel signore nero. Allora c'è Monicelli, sei sicuro? Allora sto andando. E al giovedì dico, ragazzi, anche se viene il Papa, fatelo aspettare. Sì signore, dopo 10 minuti, io apro gli occhi e gli dico, c'è mica un altro regista? Sì, non mi pigliare per... Gallo, c'è un regista, chi è? Ettore Scola. Vedete la mia vita, tutta così. Allora, sono andato. Al giovedì Ettore Scola, grande maestro. Al mercoledì Monicelli, una domanda. La stessa che ho detto a Ettore Scola, guarda che ieri è venuto Monicelli, potevate venire insieme. Guardate che 10 anni fa, caro Don Gallo, lei che va in giro con tutti i giovani qui, là, su, giù, beh. Tutte le all'inizio del terzo millennio, lo dico ai genitori, lo dico a tutti, all'inizio del terzo millennio, riusciremo a sradicare dalle nuove e nuovissime generazioni l'assenza di futuro? Cosa potevo dire? Ho detto, guardi, sopra abbiamo una bacheca, l'altro giorno ci ho scritto, ho visto i ragazzi scrivono, grande, il male grida forte. Però dopo qualche giorno, maestro, il male grida forte, un'altra giaculatoria, ma la speranza grida più forte. Capito? Quindi state attenti. E allora vedete, andiamo avanti. Cosa dovevo fare io del 68? Avevo 40 anni, avevo già il pass. Io mi ricordo un'assemblea con Mario Capani alla Statale di Milano, un'altra giaculatoria. A un certo momento questi ragazzi prepararono un corteo a Milano. E servizio d'ordine, qui là su San Babila, Piazza dell'Uomo. A un certo momento un ragazzo fa mozione d'ordine. Mozione d'ordine, cosa c'è? Compagni e compagni, non vedete, abbiamo già preso tante di quelle botte. Quante botte che abbiamo preso? Andiamo a fare un altro corteo. Il potere è forte, compagni e compagni, dice. Mario Capanna, siamo amici ancora, bellissimo, dice, non è vero, come adesso, non è vero che il potere è forte, i poteri sono fortissimi, il potere economico, il potere mafioso, il potere moralistico della nostra Chiesa, che si allontana da Gesù, dal Concilio Vaticano II, che mi fa sparire tutti i maestri della teologia, che non difende le donne, io l'ho detto pubblicamente alla televisione, non ci vado alla beatificazione. Poi tira, non ha difeso le donne, e guardate che se uno non difende le donne, pensa, chi era il primo prete? Era Maddalena. Gesù risorto, chi ha scelto? C'aveva, Giuda aveva già tradito quegli 11 mesi deficienti, no, che il prete deve annunciare la resurrezione, anzi deve viverla prima della morte. Dice, Maddalena, vieni qui, vai tu ad annunciarlo, digli ai miei discepoli che Gesù maestro risorto. Pensate che nell'epoca la donna, la sua testimonianza non era valida in nessun tribunale. Gesù la manda ad annunciare la risurrezione. Siamo attenti con questa energia grande. Quindi allora lì Capanna fa, sono fortissimi i poteri moralistici, ancora questa paura, ancora questo senso di peccato e redenzione. Ma Dio fa la guerra, fatti conto, se non fai così Dio non ti ama. Ma guardi, questa è una bestemmia, come fa l'amore grande a dire se fai bravo ti amo, se non fai bravo, ma che amore è? Ci arrivo anch'io lì a uno, oh, se mi fai dei favori ti voglio bene, no? Ma che è? Ma vi rendete conto? Scopriamo questo segreto. Gesù ce le ha dette queste cose. Gesù ce le ha dette. Ecco che una volta mi chiama un cardinale, mi sembra Canestri, ne ho avuti 5. Arrivo là nel suo studio, ecco, poi più grande,
fogli, lettere qui. Subito mi si affronta, mi dice: Ovi, guardate cosa scrivono i fedeli contro di te. Dico: Eminenza, veramente hanno scritto a lei. Ad ogni modo, cosa dico? Allora, ecco le puttane, i drogati, i delinquenti. Poi qui è blasfemia. Avete chiamato processione. E io non mi ricordavo più. Processione, ma quando? Io non vado mai alla processione. Allora, era stato un mese e mezzo prima, i giovani di Asti erano rimasti senza lavoro. Mi ricordo la prima crisi della Fiat. Ad Asti c'è una fabbrica grossa dell'indoor. Gallo, vieni, facciamo un corteo. Io arrivo, io trovo un fantoccio, ma fatto bene. Bene, con l'aureola, san precario. Allora dici: qual è il mio compito? Tu vai davanti al corteo. E allora vai davanti al corteo e ogni tanto dai delle invocazioni. Infatti il mio compito era, io mi giravo, c'erano 500 giovani. San precario, tu ti prega per noi. San precario, alla fine, san precario, dacci un lavoro. Eminenza, le sembra una blasfemia quello. Sì, ma ad ogni modo continua a gridare come un ossesso. E un prete deve prima di tutto pregare. E un prete, gridare, io non ho. Allora per sdrammatizzare, e vai qui e vai là, nei posti più oscuri, boh, ti può succedere. Ho un certo momento con Eminenza. Oh, dimmi. Sai quando dice Eminenza, anche lì, vogliamo smettere di chiamare Eminenza. E eccellenza, ma guardate che siamo fuori dal mondo. Te li immagini, incontro Gesù, guarda qui. Perché poi Gesù è nei poveri, no? Dico: Eminenza. O incontrassi davvero Gesù, Eminenza, sono sicuro che mi dà uno sganassone. E dice: ma allora non capisco più. Allora il mondo dice: Eminenza. È così bella la parola, se voglio. Padre, pensa che bello. C'è subito un rapporto. Possibile non vogliono capire? Ma possibile. E dice: ma lei porta degli anelli? Ma è il sigillo di Pietro. Guarda che non aveva manco gli occhi per piangere, Pietro. Ma hai capito? Vabbè, a un certo momento gli dico: Eminenza, scusi, in tutta quella situazione che mi ha detto, secondo lei, che è un teologo cardinale, secondo lei, lui era tutto stizzito, secondo lei Gesù come si sarebbe comportato? Perché lui era stizzito, fa: ma se la metti su questo piano? E io ho detto: Eminenza, su che piano la devo mettere? Cosa deve fare un cristiano? E allora arriviamo, che Pannella finalmente ha finito il digiuno. Io l'ho sostenuto. L'avete mai letta la legge sulle tossicodipendenti? Ricordate che dopo 40 anni possiamo dire strage mafiosa, con tutte le responsabilità personali. La mafia ha fatto un'indagine nel mercato, guarda, come la Coca-Cola, di più hanno speso, guarda, va avanti, strage, proibizionismo, tutti d'accordo. Ho avuto uno scontro, una chiacchierata con il nostro responsabile giovanile in questi giorni, 19 personalità, ha detto: basta, ammassiamo tutti e lei cresce solo il fatturato della mafia, più di 50 milioni in Italia di euro, solo 50 miliardi, solo di cocaina. Ma vi rendete conto, sono quadruplicate le coltivazioni, raffinerie, distribuzione, tutto denaro. Ma vi rendete conto? La scuola, le hanno tolto la possibilità, questi nostri ragazzi nella loro fragilità, nella distribuzione capillare. Ma vi rendete conto? Vi racconto un piccolo aneddoto, come sono trattato io già da anni. Devo andare a Milano con un tossico per una visita, un mio amico primario, l'ha visitato, al ritorno ci ha dato il biglietto di prima classe, allora sarà 15 anni. E entriamo in stazione centrale a Milano, scompartimento prima classe, e io non avevo il colletto quando vado in giro. A un certo momento all'ambrata il mio compagno dormiva già. Nello scompartimento c'erano due signore e un signore.
il signore a Pavia scende, io avevo la Gazzetta dello Sport, c'era il Giro di Francia. A un certo momento due signore parlano di droga. Questi ragazzi, ragazzi, bisogna mandarli in campi di concentramento, lavori forzati, rovinano le famiglie. Io lì a leggere il giornale, cosa dico? Guarda che cultura. E oggi è la stessa cultura. Quale cultura? Avete letto la legge di Fini Giovanardi? 120 articoli? Così, è passata per un emendamento in Parlamento? Avete letto? Tutto così. Tutto questo proibizionismo. I certi. A Genova noi manca, c'è un terzo del personale. Andate a vedere come sono la situazione delle carceri. Veri lager. Tutto così. Ecco perché Pannella è lì, che a un certo momento sta più in piedi. Ad ogni modo, niente, non dico niente. Per dirti che cattiva fama che ho, già da anni. Una signora fa l'altro. E pensare che a Genova c'è un prete. C'è un prete che la droga gliela dà, manco la vende, fa il mecenate. L'altra signora ci fa come un prete, lei lo conosce, no, è la mia vicina, così cattolica, fa la comunione tutti i giorni. Allora aspetta che guardo nella borsa, guarda nella borsa, così stiamo raccogliendo le firme, così se vuol firmare mandiamo la lettera al cardinale che provveda. Ah sì, tira fuori sto biglietto, io sempre lì, il mio compagno lì che dorme, a un certo momento fa, questo è sto biglietto, Don Andrea Gallo del Porto. Io ero lì, mi alzo, vado verso la signora, ma signore, e lei mi guarda, ah, anche lei signore è di Genova, sì, sono Don Gallo. Reverendo, mi chiamate reverendo. Ma vi rendete conto? Ma dico, ma mi spieghi un po', ma come fate a dire queste cose? Ma la mia vicina fa la comunione tutti i giorni. Ah sì, dica che è drogata di particolo, che gliel'ha detto Don Gallo. Guarda che è terribile, che se va a toccare Gesù all'Eucaristia, che a un certo momento, ma ti rendi conto, sono drogata? Beh, ma non è possibile. E allora vedete, questo sé. E allora Capanna cosa grida? Tutti i poteri sono fortissimi, e si ferma, si butta per terra, così per terra, io non ce la faccio. Poi fa, ragazzi, compagni e compagni, non sarà mica perché stiamo strisciando per terra. Ecco la mia giaculatoria di nuovo di stasera, sulla testa, questo è il punto, indignatevi, sulla testa, la coscienza, questa grande possibilità di riuscire. E allora, questo è il 68, tutti dicono il 68, i ragazzi non volevano, falso, ecco perché dico ai giovani, studiate, del 68, morti centinaia di studenti messicani, massacrati, nel 68, nella grande nazione più democratica, l'assassinio di Martin Luther King, nel 68, nella nazione più democratica, l'assassinio di Robert Kennedy, candidato alla Casa Bianca, il maggio francese, via, 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 vi rendete conto? Era una svolta epocale, schiacciata dei giovani. State attenti che i giovani adesso si muovono di nuovo, lo vogliamo di nuovo deluderli. Arriviamo 10 anni fa, cos'era il G8? Guardate quante cose, il G8 ci vorrebbe di nuovo Zanotelli, con tutte 700 sigle della rete Lilliput, signori del G8, ma non sarà una cinica pretesa di venirsi a dire che l'unico mondo possibile è il vostro? Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale, Organizzazione Mondiale del Commercio, adorate una divinità, un'etrina, mercato selvaggio, solo per i ricchi, i ricchi sempre più ricchi e i poveri più poveri. Tecnologia sempre a favore del mercato, deterrenza totale, quando il nemico non c'è bisogna crearlo, vi rendete conto? Questo, via via, avanti. E allora glielo dico, da che parte devo stare? Cosa deve fare un seguace di Gesù? Sempre presente, soprattutto stasera andatevi a leggere il Vangelo di Matteo, 3 minuti,
Vangelo di Matteo, considerato il giudizio finale, lo dico per tutti chi si vuole essere cattolico, seguace di Gesù. Ma immagino questa scena orientale. Gli orientali sono abituati, come fosse qui. Venite voi, benedetti, dice il Signore. Avevo fame, mi avete dato da mangiare. Avevo sete, mi avete dato da bere. Ero ignudo, mi avete vestito. Ero prigioniero, mi avete liberato. Tenti, più di 2000 anni fa, ero forestiero e mi avete accolto. Tutti gridano, ma quando mai il Signore ti abbia fatto? Quando l'avete fatto al più piccolo dei miei fratelli. Poi, per confermare, all'orientale dice, venite voi maledetti, è un'immagine, venite voi maledetti. Avevo fame, non mi avete dato. Avevo sete, no, no, no. Ma quando mai non ti abbia? Quando non lo avete fatto? Vi rendete conto qui possiamo veramente, continuamente. Vorrei terminarvi di lasciarvi un grande regalo. Due veramente. Per dirvi come amo la mia Chiesa e il popolo di Dio. Papa Giovanni, Concilio Vaticano. Attenti bene. Il documento, il Concilio Vaticano termina il 7 dicembre del 65. Il Dignitatis Humanae. Io vorrei scendere, purtroppo non ce la faccio. Dopo, guardate, finalmente la Chiesa, dopo secoli, come abbia fatto a ingannare così? Ancora alla fine dell'Ottocento Pio IX gridava come un padre, tutti scomunicati. Qual è la dottrina certa adesso? Attenti, vorrei passare a uno, attenti, a uno, ormai nella nostra Santa Madre Chiesa, che deve attualizzare il cammino di Gesù, è sancito come dottrina certa, il primato della coscienza personale, ecco il babbo, padre, personale, siete sovrani, diceva Don Milani, sovrani, chi dice il contrario è eretico. A chi è subordinato una coscienza? Al governo Obama? No! Al governo D'Alema? No! Al governo Berlusconi? No! Al parroco? No! Al vescovo? No! Al papa? No! State attenti! Guardate che teologia certa! Scrivetela al vostro nome, dica mi chiami, che mi facciano il processo! Io mi ricordo con Canessi, la nostra unità di strada, approfondendo il concetto delle malattie infettive, l'HIV, è chiaro che nelle nostre unità di strada diamo anche il preservativo. Ti mi mando un professore di morale, mi fa una testata, oh bimbo, gli ho detto, e vuoi che io non conosca la morale cattolica? La propongo, la purezza, la preparazione al matrimonio, ma guarda che il mondo, i rapporti sessuali sono diffusi, oh, dove vivi? Ti vuole il cardinale, e vabbè, quando? Domani arrivo in curia, così arriva un monsignore segretario, non capisco perché nei grandi uffici tutti quei che girano hanno le cartelle per far vedere, oh buongiorno Don Andrea, sa che oggi il tema da sua eminenza è delicato, lo so, dice, lei è tanto buono, quando ti dicono buono, sua eminenza di origini contadine, buono, lei lo sa, non può sentire la parola preservativo. Vabbè, dico, non si preoccupi, sarà molto tecnico, dirò profilato, non dica profilato, che cosa devo dire? Si mantenga nell'anticoncezionale, entro, non è ancora entrato, forse canestro, tu devi andare dai giovani dei principi, tu devi andare a continuare a gridare, ma dico eminenza, guardi che qui ho parlato col professor Moroni a Milano, si può beccare la sifilide, ma adesso l'HIV, non c'è ancora il vaccino, quanti funerali ha fatto Don Gallo, no, tu devi andare, noi i principi che Gesù, noi, allora quando gli ho detto, ma eminenza, e io siccome sono sempre in giro negli angiporti, mi è scappato. Eminenza, lei lo sa meglio di me, i giovani scopano. Prima cosa ha detto? Ma dico, i rapporti sessuali, va bene, non c'è il momento di scherzare. E allora dico,
il primato della coscienza. È rimasto un po', ma io non voglio essere vincente, voglio essere come, e non lo è, me ne sono andato. Tre giorni dopo mi scrive, abitiamo un chilometro, ecco un'altra espressione, caro figliolo, è vero, il primato della coscienza personale è dottrina, certo, tuttavia, caro figliolo, una coscienza si può dire retta quando fa riferimento alla verità. E io ho risposto, Eminenza, siamo in piena sintonia, ma che bello, perché d'ora in avanti non la cerchiamo insieme? Non mi ha più risposto. Ha capito? Chi è il mio grande teologo? Adesso vi devo dichiarare chi è il mio grande teologo. Il comico Paolo Rossi. Anzi, l'ho visto l'ultima volta via con me. Mi ha presentato suo figlio. Finalmente un figlio che non beve, mi ha detto. Vabbè, siccome io da anni gli dicevo, sei innamorato di Gesù, converti tutti a Gesù, al cristianesimo, a Gesù. A Milano vieni via con me, mi fa. Sta a sentire Gallo sempre, voglia di scherzare, è troppo forte. È un grande attore, ma un grande. Mi dice Dario Fo che Paolo è uno dei più grandi. È che lui... Vabbè, a un certo momento mi dice, mi devi dare una dritta, perché io continuo e tutti si innamorano di Gesù, si convertono a Gesù. Gallo, c'ho una grossa difficoltà e me lo devi dire, tu mi dai una dritta. Ma cosa dici? E dice, sì, guarda, dove trovo una grande difficoltà, anzi quasi tante difficoltà, gli unici che non si vogliono convertire a Gesù, chi sono, Gallo? E dimmelo tu, i cattolici. Ad ogni modo mi regala anni prima una maglietta. Attento, la porti, te ne do due. Una la porti al cardinale, non ne ho ancora portata. C'è scritto, all'inizio mi fa tutta la scena, Dio c'è. Vedi che fai bella figura col cardinale. Dirà Don Gallo ancora credente. Poi abbassa, sta attento, ti nomino cardinale, sta attento. A un certo momento fa, a un certo momento, Eminenza, Dio c'è, poi abbassi, attenti alla seconda scritta, Eminenza, Dio c'è e non sei tu, e abbassi, e allora? E rassegnati. Quindi io non so come ringraziarvi, vorrei farvi un altro grande regalo, come avete capito, poi se qualcuno vuole fare qualche domanda, prima però un commento alla Costituzione, vedete che io ho la mia coscienza civile, devo rispondere, finalmente è arrivato un prete, non diranno, non diranno che non c'era manco un prete, e allora finalmente c'è un prete e mezzo. La sintesi della Costituzione, la mia coscienza civile e la mia coscienza di fede. È vero che c'è un mare in tempesta, ma da marinaio cosa vi devo dire? C'è la bussola a bordo ed è la Costituzione. Vi rendete conto? Un cardinale, tutte le volte che mi incontro con i cardinali, oh pretaccio, mi dico, preghi? È certo che prego. Mi sembra la tetta manzi quella volta. Prego che prego, mi fate delle prediche. E le prego, a proposito di Eminenza, mi dia un'autorizzazione, io ho una preghiera che dico sempre, ci vuole il nulla osta, vorrei divulgarla. E lui dice, qual è la preghiera? I primi 12 articoli della Costituzione. È rimasto di merda. La coscienza civile, caro tu teologo. Chi vuol fare espressione di fede, vivere Dio, Gesù, la fede viene dopo, cosa viene prima? L'etica, c'è poco da fare, non voglio capire là, i piani alti, comportamento, il costume di vita di ogni giorno, il cuore puro, la donazione, la responsabilità, la solidarietà, l'amore, allora
io a un certo momento uno può avere espressione di fede. Quindi qual è la sintesi della Costituzione? L'Italia è una repubblica, res pubblica, cosa pubblica, e non quindi di tutti e non di qualcuno. Democratico, ve l'ho detto prima, Barcellona, demos vuol dire popolo. Se non c'è il popolo che partecipa, che sta attento, si consiglia, rispetto, richiamo. Anche il volontariato cos'è? È il cittadino, non che è volontario, c'è il terremoto, vanno a fare il volontario, una cosa bella. Sei volontario ogni momento, il vicino di casa. Noi a Genova ogni due mesi, boom, è morto la donna nel condominio tal dei tali. Oh, povera nera sola. Autopsia, due mesi, tre mesi che era morta. Un condominio non si accorge neppure che muore. Ma ecco, io piccoli accenni. Quindi attenti, l'Italia è una repubblica democratica. E me lo deve dire un prete. È la Costituzione laica. Non ci deve essere ingerenze di nessuno, ma di nessuna religione. E in Italia tanto meno i vescovi, noi cattolici, abbiamo proporre. Gesù propone quella volta che tutti vanno via e si rivolge agli apostoli e dice, oh, a quei 12 pescatori, oh, volete andare via anche voi? Fatti conto, se era Gesù, figlio di Dio, l'avrebbe trovato i 12 un po' più intelligenti di quei 12 semideficienti, che era uno più scemo della... E lui ha scelto gli ultimi. E poi via via, allora Pietro quando capirà, l'Italia qui laica, tocca a ciascuno, perché bisogna rispettare tutte le minoranze. Pigliati, possibile che tu, coppia di fatto, bro, vai all'inferno. Ma chi te lo dice? Quelli lì, gay. Lui no, qui no. Oh, è la buona notizia questa, quindi stiamo attenti, quindi cerchiamo, e la Costituzione, quindi la laicità serve a tutti, è nella laicità che vanno rispettate tutte le espressioni, le religioni, le culture, ecco l'accoglienza anche con i migranti. Basta leggere la Costituzione, repubblica democratica laica, e poi antifascista non è un optional. E vorrei, visto che siete ancora qui, meriterebbe di sentire questo per l'insegnante. L'insegnante, potete insegnare tutta la storia d'Italia, è il 150esimo. State attenti qua, perché la Costituzione, cosa sapete della Costituzione? Gli italiani hanno votato 530 padri costituenti, hanno discusso più di 4 mesi. E non come la legge porcata, 3 giorni, all'hotel Tremonti, tutti e 3. Non l'ho dichiarata io porcata, loro che l'hanno fatto. Allora vi rendete conto? Discusso. Il 22 dicembre del 47, 515 presenti. Vedete che è possibile l'unità? Partito Democratico che ha cambiato, quante volte ha cambiato? PC, i valori non si cambiano mai. Via via, dov'è la DC, Margherita? E la civiltà cristiana, i liberali, alla Costituente. Matrice cattolica, matrice comunista, matrice socialista, matrice liberale, matrice repubblicana, matrice del Partito d'Azione, Giustizia e Libertà, matrice monarchica. Era possibile questa unione? Come mai adesso così divisi? Quindi vedete l'importanza dell'incontro, vedete all'inizio. Scoprirsi, guardare, guarda qui, tutta una lezione di storia in 3 minuti. 3 minuti. Pina le voci lontane, poi diremo le voci presenti. Quando leggo nell'articolo 2 l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, o quando leggo nell'articolo 11 l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alle libertà degli altri popoli, la patria italiana in mezzo alle altre patrie, ma questo è Mazzini. Sentitela questa voce lontana. Questa è la voce di Mazzini. Quando leggo l'articolo 8, tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Ma questo è Cavour. Quando leggo l'articolo 5, la Repubblica una, indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. Ma questo è Cattaneo. E non questo federalismo sbracato, non solidale. Ma questo è Cattaneo. Quando l'articolo 53 leggo a proposito delle forze armate, l'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica, esercito di popolo.
Ma questo è Garibaldi. Quando leggo l'articolo 27, non è ammessa la pena di morte. Ma questo, gente, è Beccaria. Grandi voci, di nomi lontani, e poi voci vicine. Quel panza lì, falso, mente sa di mentire. 600.000 militari hanno detto di no al nazifascismo. Andate a vedere l'Istituto Storico della Resistenza. Dall'8 settembre al 45, 43-45, 69.000 morti, nomi e cognomi. 40.000 morti non identificati. 40.000 rimasti in valle. Una volta un cardinale mi dice: chi sono? Che sei devoto ai santi? Sì, non sapevo cosa dire, faticò. Poi mi è venuto in mente: Eminenza, io sono devoto a 7 santi tutti insieme, 7 fratelli. E nella lista, e lui potrà dirlo, nella lista dei santi della Chiesa, mi sembra 1700, ci sono i 7 santi fondatori di Vicenza, 7 mercanti. Oh, mi fa il cardinale: ah, sei devoto dei 7 santi di Vicenza? No, non sono di Vicenza. E dico: Eminenza, i miei santi sono i 7 fratelli Cervi. Vorrei terminare lasciandovi una mia chicca. E vedo che non ve ne andate. Oh, ma chi bisogna fare? Avete capito che la mia storia è come un film. E ogni film che si rispetti ha la colonna sonora. Con tutto il rispetto dei miei amici musicisti da Vasco, Ligabue, Paelù, Manu Chao, tutti, e Subsonica recentemente. Però la mia colonna musicale è la poesia, la musica, la voce di Fabrizio De André. Tutta l'opera di De André, ragazzo borghese, tutta l'opera di De André viaggia su due binari: l'ansia della giustizia sociale, secondo, un nuovo mondo è possibile. E allora, quando è morto l'11 gennaio 1999, le nostre ragazze, che è il nostro amico, anche lui aveva questa umanità, quante volte mi ha fatto leggere il passaggio della biografia di Einstein. Einstein, già grande fisico, deve lasciare la Germania perché inizia il razzismo contro gli ebrei. Arriva a New York, ufficio immigrazione, pim pum, passaporto. L'ultima domanda dell'ufficio immigrazione, l'ufficiale, a Einstein, che è seduto lì, ebreo, gli fa: e De André voleva sentirlo, non mi ricordo il titolo dell'autore, del traduttore, vabbè. E lui dice: lei, tu, Einstein ebreo, che razza sei? Einstein con un sorriso: umana. Ma vi rendete conto? Allora, le nostre ragazze e i nostri ragazzi, scritto le letterine, portale alla Dorighese, tu la conosci. E allora ne abbiamo fatta una, 4 minuti. Caro Faber, da tanti anni canto con te, forse capirete qualche cosina di Faber e soprattutto di questa sgangherata comunità che cammina da oltre 40 anni. Pensate, forse capirete qualcosa, e siamo ancora lì, nonostante 5 cardinali. Caro Faber, canto con te per dare voce agli ultimi, ai vinti, ai fragili, ai perdenti. Canto con te e con tante ragazze e ragazzi in comunità. Quanti Giorgio, Michele, Marinella, Bocca di Rosa vivono accanto a me, nella mia città di mare, che è anche la tua. Anch'io ogni giorno come prete
verso il vino e spezzo il pane per chi ha sete e ha fame. Tu, Faber, mi hai insegnato a distribuirlo non solo tra le mura del Tempio, ma per le strade, nei vicoli più oscuri, nell'esclusione, nell'emarginazione, nelle carcerazioni. L'ho scoperto con te, camminando in via del campo, che dai diamanti non nasce niente, dal letame sbocciano i fiori. La tua morte ci ha migliorati, Faber, come sa fare l'intelligenza. Abbiamo riscoperto tutta la tua antologia dell'amore, una profonda inquietudine dello spirito che coincide con l'aspirazione alla libertà. Soprattutto il tuo ricordo, le tue canzoni ci stimolano ad andare avanti. Caro Faber, tu non ci sei più, ma restano i migranti, gli emarginati, i pregiudizi, i diversi, restano l'ignoranza, l'arroganza, il potere, l'indifferenza. La comunità San Benedetto ha aperto una porta in città nel 70. Nel 71 leggevamo il tuo album Tutti morì ma stento. E in comunità, da allora, bussano tanti personaggi, derelitti, abbandonati, puttane, impiccati, tossicomani, suicidi, adolescenti traviati, bimbi impazziti per l'esplosione atomica. Il tuo album ci lasciò una traccia indelebile in quel tuo racconto crudo e dolente, ed è la nostra vita quotidiana. Abbiamo intravisto una tenue parola di speranza, perché, come dicevi nella canzone, alla solitudine può sorgere l'amore, come ad ogni inverno segue la primavera. È vero, Faber, ai rom, a loro, agli esclusi, ai loro occhi troppo belli, la mia comunità che di quel mondo siamo, ci sentiamo parte, sappiano essere anche i nostri occhi belli. Ti lasciavamo cantando Storia di un impiegato, canzone del marcio. Caro Faber, sei sempre così attuale. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza e la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, veremo ancora le vostre porte e grideremo ancora più forte, per quante voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Caro Faber, parli all'uomo, amando l'uomo, stringi la mano al cuore e svegli il dubbio che Dio esiste. Grazie, le ragazze e i ragazzi e Don Andrea Gallo, prete del... Vuoi fare un brindisi? Un brindisi che faccio sempre con le ragazze che si sono liberate dal rack, soprattutto quelle dell'est, perché il brindisi è in slavo russo. Un brindisi con la parola russa, slava, che dice Gibio, che vuol dire auguri per tutti. Non abbiamo nemici, che vengono, parliamo, guardiamoci negli occhi. Sporchiamo, Gibio, un augurio. Prima lo faccio una volta io, poi lo facciamo tutti insieme, sperando che si sente il Papa, che preghiamo per lui e si converte. Poi per i vescovi, per Berlusconi che arrivi a Arcole. Tutti, ci devono sentire tutti. E quindi un grazie a Pontedera e a tutti quelli che sono venuti. Il brindisi fa così. Dov'è un bicchiere? Vabbè, faccio con questo. Fa così, attenzione. Una volta a me, poi tutti insieme, forte. Fa. Gibio, 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 Gibio. Tutti insieme, forte. Gibio, 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 Gibio.
invito e ringraziamenti. Sono stati 3 giorni molto intensi, però siamo riusciti nel nostro intento, spero che siate stati bene, ma non siamo stati mai soli, per questo dobbiamo fare dei ringraziamenti doverosi. Ringraziamo innanzitutto il Comune di Pontedera per il patrocinio dell'evento, ringraziamo la Banca Popolare dell'Aiatico per il contributo, ringraziamo il Centro Polisportivo Bellaria per l'accoglienza e la disponibilità, ringraziamo per il prezioso contributo il Forno Catutotto, Tradizione e Innovazione e l'azienda Vinicola Fratelli Barletti. Ringraziamo il cuoco di stasera, facciamo un bel applauso a Salvatore Buonavoglia e i fornitori, Casanova, Donati, Concedo e Forte di Corazzano. Ringraziamo per la fondamentale partecipazione l'Associazione Vallo Basso, il Chiodo Fisso, la tienda, il Comitato di Gestione Corretta di Rifiuti Valdera. Ringraziamo in maniera speciale Piero Becattini. Un grazie veramente speciale e un grande applauso a Tommaso Gianni. Senza di lui non ci sarebbe stata la possibilità di avere un gallo più con noi. Ringraziamo Antonio Vermilli per l'aiuto nella ricerca degli ospiti. Un grandissimo ringraziamento a tutti gli ospiti del Yes We Care, il dottore Antonio Ungloia, le varie band musicali, Doris in Lau, Crossing Over, Fiumalbo Causa. E infine grazie a Don Andrea Gallo. Un grazie di cuore per il loro fondamentale aiuto alla comunità Capri e al noviziato. È proprio in questi momenti che ci sentiamo parte di una grande famiglia che ormai collabora insieme da tanti anni. Un ringraziamento particolare per la loro pazienza e sostegno a Paola Giungato e Ciccio Masi. Un ringraziamento doveroso a Francesco Alforone, Duccio Scarpetti e Francesco Carruccio che ci hanno avviato sulla strada della cooperazione internazionale. E per ultimo, ma non per ordine di importanza, a tutti voi per la vostra partecipazione numerosa e per aver dimostrato sensibilità e interesse per le nostre serate. Così facendo avete dato un contributo importante al nostro progetto in Uganda. Ciao a tutti, yes we care a tutti. Video, ecco il video. Impegniamo noi e non gli altri, unicamente noi e non gli altri, né chi sta in alto né chi sta in basso, né chi crede né chi non crede. Ci impegniamo, senza pretendere che altri si impegnino, con noi o per suo conto, come noi o in altro modo. Ci impegniamo, senza giudicare chi non si impegna, senza accusare chi non si impegna, senza condannare chi non si impegna, senza disimpegnarci perché altri non si impegnano. Ci impegniamo perché non potremmo non impegnarci. C'è qualcuno, qualche cosa in noi, un istinto, una ragione, una vocazione, una grazia più forte di noi stessi. Ci impegniamo per trovare un senso alla vita, questa vita, alla nostra vita. Una ragione che non sia una delle tante ragioni, che ben conosciamo e che non ci prendono il cuore. Si vive una volta sola e non vogliamo essere giocati. In nome di nessun piccolo interesse. Non ci interessa la carriera, non ci interessa il denaro, non ci interessa la donna o l'uomo, rappresentati come sesso soltanto. Non ci interessa il successo né di noi né delle nostre idee. Non ci interessa passare alla storia. Ci interessa di perderci per qualche cosa o per qualcuno che rimarrà anche dopo che noi saremo passati e che costituisce la ragione del nostro ritrovarci. Ci impegniamo a portare un destino eterno nel tempo, a sentirci responsabili di tutto e di tutti, ad avviarci, sia pure attraverso il lungo errare, verso l'amore. Ci impegniamo non per riordinare il mondo, non per rifarlo su misura, ma per amarlo. Per amare anche quello che non possiamo accettare, anche quello che non è amabile, anche quello che pare rifiutarsi all'amore, poiché dietro ogni volto e sotto ogni cuore c'è, insieme a una grande sete d'amore, il volto e il cuore dell'amore. Ci impegniamo perché noi crediamo all'amore. 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 Ci crediamo perché c'è l'amore. Ci impegniamo perché noi crediamo all'amore. Thank you.